salto sia corsa ostacoli, se non sbaglio, over 75. Dille tu, perché ha vinto 2000 medaglie. Quante medaglie? Sei atleta over 75, giusto? Esattamente, ho appena compiuto 76 anni il 13 agosto. Auguri. Buona salute, si dice. Ho iniziato con lo sport da quando avevo 7 anni. Oh. A 7 anni. Se l'ha fatto a 7 anni. Fece la prima volta 15 chilometri, obbligatorie. No, che non devo fare un cambio occhiali. E? Quindi, allora. Lui non è sono... che corre, lui sta nel campo così. Corrado, non puoi trattare così i nostri ospiti. Vai, non prego. Non puoi. No, no. Questo era 4 anni fa a Gesolo, ai campionati europei, ai 300 ostacoli. Eravamo. Ah. Allora, io sono un atleta all-around atlet, perché ho corso tutte le discipline, dai 60 metri alla maratona, dai 60 metri piane ai 60 metri ostacoli, le ho corse tutte. E ciò, questo è un record. Ma chi ti insegue? Tanti, tanti, tanti. Ma quante medaglie hai vinto? Guarda, tutti... Quest'anno, tu però vi ho portato quello che ho vinto solo quest'anno. Ah, guarda, ma guarda. Ah. Posso? Le faccio vedere, Maria. È oro vero. Allora abbiamo, così ne facciamo. Vendiamo in un attimo. Allora ci sono. Madonna mia, quante. Se posso iniziare? Vai, vai, vai. Da marzo, il primo fine settimana del mese di marzo di quest'anno. Ho disputato i campionati italiani indoor, ho fatto il pentathlon per la prima volta, i 60 ostacoli, salti in lungo e i 400 metri. Ho preso 2 argento e un bronzo. Noi siamo in video. Ma è straordinario! No, grazie. No. Ma una domanda, io una domanda. Sì, dove vai? Una domanda a Francesco. Vai? Te le ridiamo, te lo giuro. No, no. Non ce le andiamo a vendere al mercato nero. Non ce l'hai regalate? Se le volete potete... No, sto scherzando, Antonio. Che generoso. Poi a fine marzo ho fatto i campionati del mondo a Torun in Polonia. Dove sono? Torun in Polonia. E ho portato un bronzo nella campestre di 6 km. Guarda, ce l'abbiamo qua, eccolo qua. È un quinto posto nel pentathlon a livello mondiale. Ma io... Mamma mia, all'inizio giugno ho preso 3 medaglie di oro nei campionati regionali del Lazio e un argento. Ora ho preso nei 2000 metri siepe, 300 ostacoli, 200 metri e la 4% argento. 2 settimane dopo. Va bene, campionato... okay, siccome noi hai vinto tante medaglie nella tua vita, non abbiamo tutta la notte. Ho una domanda, sola, veloce, veloce, una risposta veloce perché dobbiamo chiudere. Hai un consiglio per noi tre? Perché a noi non ci va di fare niente. Dove trovi la motivazione per alzarti ogni mattina, correre, vincere medaglie? Qual è il tuo segreto? Il mio segreto è, prima di tutto, perché ho un corpo veramente eccezionale che il Signore Dio mi ha donato, e allora abbandonarlo sarebbe un peccato. Ah, quindi è una cosa... Ma ti capita certe volte, metti, che ti stai allenando, stai correndo e poi vedi il cantiere e non sai, e sei distratto e dici non sai se andare al cantiere o vincere. Grazie davvero di essere stato con noi.